Sei stato tra i primi ad arrivare, però ti sentiamo solo oggi, quindi insomma non ti chiediamo cosa ti aspetti perché un po' stai già vivendo la piazza padovana e quindi ti sei già fatto un'idea dell'ambiente, della squadra, insomma come ti stai trovando, puoi già dircelo. Sì, salve a tutti. No, con la squadra benissimo, comunque ci sono dei ragazzi da prendere sempre, tutti, dal primo all'ultimo, poi pure il mister, lo staff, mi sto trovando benissimo e sono contento che sono arrivato a Padova. Come mai hai scelto Padova alla fine? Come mai? Non si può dire, penso che un giovane di 20 anni che comunque cerca di magari crearsi un futuro migliore, non puoi dire no a Padova. Insomma, ti aspetti che questa sia una stagione in cui proseguire in questa tua crescita? L'anno scorso hai fatto bene, 33 presenze, 6 gol alla Paganese, quindi insomma hai aggiunto punti, a migliorare, a crescere. Certo, sì, sicuramente. Cerco di migliorare giorno dopo giorno e cerco di fare meglio dell'anno scorso. Le abbiamo un po' già viste, ma descriviti anche tu con le tue caratteristiche. Io sono uno che mi piace fare uno contro uno, tirare in porta. Mi piace giocare molto con la palla, quindi cercherò di giocare anche senza palla e aiutare il mister e la squadra. Cosa te ne sembra del mister? È uno che predilige il gioco offensivo, lui dice sempre che ci vuole un po' di tempo per entrare nei suoi meccanismi, insomma a che punto siete da questo punto di vista? No, siamo a buon punto, penso che è giusto, come ogni volta che si cambia mister ci vuole sempre un po' di tempo per poi abituarti al nuovo gioco e tutto, però siamo a buon punto, dai. Comunque tu hai caratteristiche anche offensive, no? Sei un centrocampista, però insomma lì davanti ti fai sentire. È così vero, insomma, che chiede un lavoro particolare per gli attaccanti, che voi proprio col suo gioco lì davanti vi esaltate in fase offensiva? Sì, questo è vero. E lui vuole molto che gli attaccanti giocano tra di loro, si cercano e cerca sempre di giocare subito sugli attaccanti, è quello che faremo. Senti, adesso c'è stato questo rinvio dell'inizio del campionato, un po' un imprevisto, si parte una settimana dopo, devono ancora arrivare i calendari e tutto quanto. C'è un po' l'attesa che si prolunga, però immagino non vediate l'ora di ricominciare. Sì, certo, però questa cosa ci può aiutare a recuperare anche De Marchi e altri giocatori e capire e conoscere meglio il mister. Come ti trovi con i compagni? Benissimo, sì, con tutti benissimo. Siete giovani, tanti sì, quest'anno, sì, no? Sì. Quindi hai tanti coetanei. Sì, ma anche con i grandi, anzi, sono loro che ci aiutano molto anche in allenamento e siamo contenti tutti. Senti, 19 anni, quasi 20 ormai alla fine di questo mese, lo Scugnizzo di Napoli, di San Giorgio a Cremano. Di Volla. Di Volla, ecco, scusa, chiedo, scusa, che ero vicino a San Giorgio a Cremano. Sì. Ma forse sei nato lì perché c'è, no? No. Ah, non c'è? Lo Scugnizzo, è contento del percorso fatto finora oppure ti aspettavi magari già di poter, tra virgolette, arrivare più in alto prima? No, sono contentissimo, va bene così, faccio il percorso che devo fare con calma e poi in futuro si vedrà. Altra caratteristica, con la Luparense hai lasciato il segno, hai fatto un gran gol su punizione. Tu sei uno anche che la cerca la porta col tiro da fuori, giusto? Quali sono le tue caratteristiche proprio dal punto di vista offensivo? Sì, infatti come ho detto prima mi piace cercare molto la porta, cerco quasi sempre, cerco di mettermi in mostra anche su questo lato qua. Quindi insomma ci potremmo aspettare qualcosa come i 6 gol dell'anno scorso alla Paganese, potrebbero essere anche di più quest'anno. Sì. Infatti, se ti fa giocare. Ho detto prima, cerco di fare più dell'anno scorso perché ogni anno voglio migliorarmi sempre. Prima esperienza al nord, che idea ti sei fatto? No, nessuno, per il momento mi trovo benissimo. Anche penso. In Veneto sì, va benissimo. Sì. Il clima? Il clima per il momento è uguale a Napoli, quindi poi vedremo. Ma io volevo chiederti che il tuo idolo è De Bruyne, vero? Sì. Ecco, come mai sin da piccolo ti piaceva e come mai ti ispiri a lui? Sì, per lui, cioè io cerco di essere qua, lui si fa quasi tutti i ruoli, cioè io pure ho fatto esterno d'attacco anche l'anno scorso, ho fatto trequartista, ho fatto mezzala, quindi mi piace come giocatore. E dov'è che devi ancora migliorare secondo te? Fermo restando che fai 20 anni adesso, quindi hai ancora tutto da cadere avanti. Infatti dovrò migliorare tanto e su tutto, pure per un po', ma su tutto.
Ecco, ma sei il giocatore che ha firmato fino al 2026, quello che ha firmato un contratto più lungo, questo perché? Perché ti, per maggiore sicurezza tua, anche per maggiore tranquillità tua, proprio alla luce di quello che dicevano i colleghi, cioè poter crescere e maturare qui. Sì, sì, il direttore, comunque abbiamo parlato con direttore, cerco di crescere qui a Padova. Tra l'altro, prima di venire a Padova, correggimi se sbaglio, c'era una squadra olandese che poi credo fosse l'Heracles, che poi è retrocessa. Sì. Forse se non fosse retrocessa, forse avreste andato a giocare nella Serie A, sì, in olandese. 99% sì. Ecco, quindi anche quello è stato una, diciamo un destino che poi non è essere venuta a Padova, però sì, dovevi andare là, sì, era quello che sapevo. Sì, sì, era tutto, era, diciamo, confermato. Era venuto a vedere tante volte, era praticamente tutto fatto. Sì, fino all'ultima partita è venuto a vedermi e tutto. E col senno di adesso, cioè, dici, cavolo? No. No, è vero. Sono tranquillissimo. No, anche perché poi, no, tranquillissimo nel senso, immagino contento di essere. Sì, sono contentissimo di stare. Ma Carmine, che li ammazzi tutti quest'anno. Ecco. Anche perché poi, a proposito del mister, credo che anche la presenza del mister qua, che già ti conosceva, sia stato quello di più per farti accettare Padova, oppure a prescindere dalla presenza? No, no, a prescindere dalla presenza. Il mister ci ho giocato contro una sola volta l'anno scorso in campionato, quindi non lo conoscevo, cioè non mi ha mai allenato, quindi a prescindere dal mister venivo stesso. Ok, e invece curiosità, sei tifoso del Napoli? Sì. Non so, perché poi hai fatto anche le giovanili nel Napoli, sì, sì. Non so, ti sei allenato anche con la prima squadra? No, mai. Hai avuto modo? Con la prima hai squadra? Hai fatto il raccatapalle al Maradona, sì, in passato, non so, sì, se ci racconti qualcosa di curioso, dai. Penso che sono emozioni non si possono spiegare a parole. Perché poi... provaci. Io non posso, no? Però no, sì, sono andato una volta a fare a raccattapalle Napoli-Atalanta col di Zielinski a fuori aria. Tanta roba, sì. Eri a Verona? No, eri magari no, però hai seguito. Sì, ho seguito Napoli da casa. Sì, sì, ho seguito da casa, sì. Sono contento che ha vinto il Napoli. Diciamo che ovviamente la squadra di cuore è il Napoli, però dai. Padova adesso di... Padova è la mia squadra, la certo, squadra. Sì, sì, sì. Parlaci un po' di te stesso, interessi che hai, hobby, se hai qualche curiosità, da qualche aneddoto da rivelarci. No, cosa fai nel tempo libero? No, io guardo film, non faccio niente, non è che niente di che. Quindi quando smetto vado a giocare a padel. Ah, è la passione. Sai che qui stanno costruendo i campi di padel qua fuori. Meglio. Finito allenamento. Però diciamolo piano che poi magari essere... Vabbè, dai. Con i giovani avete creato un bel gruppetto. Sì, sì, giovani, sì, 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 sì. Con chi vai più d'accordo? No, con tutti. Sì. Ho detto già prima, pure con i grandi, non è solo, ci sono due gruppi, piccoli e grandi, siamo tutti uniti in un solo gruppo.